Eccoci qua signori, buonasera. Buonasera, buonasera, come va? Tutto bene? Buonasera. Tranquilli? Tutto bene. Hola. Allora, stiamo trasmettendo questa sera dalla sede della Croce Rossa in compagnia di due personaggi, insomma, importanti, vero? Cioè, sempre più importanti. Continuiamo a salire con la nostra, con i nostri personaggi e con i nostri ospiti. Alla mia destra Emilio Buzzi, quindi che in tanti conoscete, però insomma sicuramente è un personaggio che specialmente anche in quest'ultimo periodo di Covid e tutto quanto insieme alla Croce Rossa è stato molto sul pezzo, ok? Invece da questa parte, alla mia sinistra, come vedete in primo piano perché lei è sopraelevata, Palmi Gelmetti che insomma è la parte bella della serata, diciamo, tranne Mitch Buchanan che abbiamo già presentato l'altro giorno, lei è la parte piacevole del nostro incontro. E i nostri io ho accettato perché veniva lei, cioè. Beh, è chiaro che comunque la presenza di lei ha permesso insomma delle dinamiche migliori. E comincerei subito con i miei ospiti perché abbiamo deciso di fare questa diretta anche per sensibilizzare un po' quello che sono i vari avvenimenti che ci saranno durante questa settimana e anche la prossima a Bardolino. Questo perché chiaramente, come tutti sanno, veniamo da un periodo molto delicato e molto negativo, dove specialmente realtà come la Croce Rossa e come l'AMO hanno avuto delle difficoltà molto serie nella specialmente possibilità di reperire anche quelli che sono i fondi necessari. Bravissimo, perché alla fine questo va detto, che sono delle realtà che vivono sul bene che possono ricevere. Infatti da questo punto di vista volevo un attimino confrontarmi subito con te Emilio, perché sappiamo che la situazione da cui veniamo fuori non è stata facile, come la Croce Rossa sta incominciando a cercare di risalire questo discorso. Allora, effettivamente è una situazione che io qualche anno che sono in Croce Rossa, quindi ho visto un po' di tutto, una situazione che nessuno di noi avrebbe mai messo in preventivo, una cosa che per noi era, non dico utopistica, ma impensabile. Invece abbiamo visto che serve veramente poco per mettere in crisi l'intero pianeta. E noi ci siamo un po' adeguati alle esigenze che sono nate giorno per giorno, settimana per settimana. Quindi con il trasporto dei farmaci al domicilio, la spesa al domicilio, gente che deve fare visite specialistiche, un po' di tutto insomma. E logicamente questo è stato possibile perché i volontari si sono resi disponibili fin dall'inizio, quindi il motore del volontariato si è messo in moto subito. Noi continuiamo tuttora, non è che l'emergenza sia finita, sono cambiate un po' le esigenze attuali, però stiamo già pensando a quali saranno le esigenze future. Future non parlo di anni, parlo di mesi. Noi ci aspettiamo qualche problema, non di tipo sanitario, ma di tipo economico-sociale con l'autunno, l'inizio dell'inverno, sicuramente. Con le previsioni che abbiamo fatto, logicamente ragionando anche con l'assistente sociale, avremo delle necessità a cui dover sopperire, a cui speriamo di dare la migliore risposta possibile, come è nel nostro modo di fare, nel nostro modo di agire. È chiaro che, come dicevi tu, tutte queste azioni hanno dei costi. Noi siamo volontari, siamo un ente di volontariato che vive con l'aiuto di tutti, con l'aiuto della popolazione, con le donazioni, con quello che ognuno di noi può dare. E devo dire che in questo periodo di pandemia abbiamo capito ancora di più, ancora una volta, che la gente ci ama, ci vuole bene, ci supporta. Io ho un pensiero mio, ma che vorrei condividere magari con tutti voi. Io credo che il popolo italiano, l'italiano, a differenza di altri popoli, nel proprio DNA ha proprio il gene dell'altruismo e dell'aiuto verso il prossimo. Quindi ti dico, la frase che noi abbiamo pubblicizzato in questi anni, in Italia che aiuta, penso che non trovi miglior collocazione come in questo periodo. E ti dico io onestamente, in questi mesi che abbiamo vissuto di questa pandemia, di questo problema che si è innescato, che non è un problema da poco,
Io mi sento orgoglioso di essere italiano. Abbiamo fatto vedere che, se vogliamo, siamo un popolo che sa affrontare i problemi, cerca di risolverli. Siamo un popolo che, quando c'è qualcosa, si rimbocca le maniche e va avanti. Ma ti dico, soprattutto, aiuta il prossimo, che sia il vicino, il parente, il familiare, il conoscente, indistintamente. E questo, ti dico, personalmente ci deve rendere orgogliosi, perché noi abbiamo avuto un sacco di testimonianze di stima, di ringraziamento, abbiamo avuto un sacco di aiuti economici anche, che logicamente abbiamo messo in campo per affrontare questo tipo di emergenza. Però ti dico, il volontariato sopravvive perché c'è l'aiuto della popolazione, perché se noi ci basassimo, purtroppo è brutto da dire, sulle istituzioni, sì, faremo sicuramente molto 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 meno di quello che riusciamo a fare con l'aiuto e il contributo di tutti. Infatti si diceva, appunto, prima di iniziare la diretta, dove insomma è sempre un momento di confronto, come solamente a Bardolino, mi diceva Emilio, aveva da gestire 252 volontari, il che chiaramente è un numero, sì, che fa testo fino a un certo punto, ma dopo sappiamo benissimo che qualcuno si perde, è normale, insomma. Comunque avere 250 persone del nostro paese che si adoperano per aiutare anche gli altri è una cosa che fa piacere. Ma il dato che mi ha fatto più riflettere, perché comunque anche lì deve esserci un avvicinamento a quelli che sono sia gli ospiti che le realtà che si vanno a trattare nelle dirette, leggere solamente il dato che il 9% del popolo italiano, okay, è formato da volontari, è un numero che secondo me è veramente fantastico, cioè è un numero che lascia veramente stupiti. Perché... Poi sai, scusa se interrompo, questo è un dato di chi fa volontariato, chiamiamolo così, sotto forme di associazionismo, però come dicevo prima, c'è anche chi fa volontariato da solo, aiutando anche il proprio vicino, e quella, se vogliamo, è una forma di volontariato anche quella, cioè aiutare qualcun altro è fare del volontariato senza dover... per forza, hai capito, essere socio o essere iscritto in qualsiasi associazione. Certo. È chiaro che se tu sei in un'associazione, in un ente, hai dei scopi, miri un po' quelle che sono le tue attività, ma ti dico, anche una persona normalissima, come in questo periodo, che va a fare la spesa al vicino, che va a prendergli il pane, che va in farmacia, cioè. Quindi questo è un dato ufficiale, ma poi i dati ufficiosi, secondo me, sono molto molto più alti. Perché ti dico, l'italiano è fatto così, siamo un popolo che ama il prossimo, e penso che in questi anni abbiamo dato prova di questo in maniera più che evidente. No, infatti, prima di passare la parola a Pani, devo fare una cosa, perché lei ha una mania, mi hanno detto, e la mia informatrice è pressoché sicura. E alla signora qua vicino a me piace il verde, quindi piacendo non il formaggio verde, no, non il formaggio verde, bravissimo, colore, bravo, piace il colore verde, colore verde. Quindi io cos'è che farò adesso? Farò un piccolo cambio di occhiali, che chiaramente ecco già sono più verdi. Il mio onore, il tuo onore. Grazie. Quindi insomma, vedi, col cuore, grazie Susi, grazie. È stata la Susi, salutiamo la Susi. Scusi, non ti ha detto cosa piace a me la Susi? È dopo mezzanotte, diciamo. Cosa piace lui, mi ha deciso questo. Tra l'altro sono belli, devo dire. Beh, smettila, no, per favore, basta, sono sposato, lasciami stare. Allora, al di fuori di questo... Scusa, dopo me li presi, dopo mezzanotte, vediamo se... Invece volevo capire anche il punto di vista dell'AMO, che chiaramente è un'associazione, diciamo, più giovane rispetto alla Croce Rossa di Emilio, che comunque anche lei, anch'essa avverte su quelle che sono delle dinamiche molto sottili, sì, molto delicate. Quindi... L'AMO è nata nel 2003, devo dire, quindi sicuramente più giovane, però mi piace dire anche una cosa, che tantissimi volontari che sono nell'AMO sono anche tanti di quelli che comunque sono nella Croce Rossa, come sono in altre associazioni, quindi c'è un intersecarsi continuo, un filo sottile che corre tra tutti i bardolinesi che sono presenti in tante associazioni, la stessa persona... Anche se non ha la tessera dell'AMO, ma collabora con la Croce Rossa, esatto, o quelli della Croce Rossa collaborano con l'AMO. Ci supporta. Ci si supporta, ci si fa spalla entrambe le associazioni, ma anche con altre associazioni del territorio. Quindi comunque siamo giovani, ma in un
numeri che abbiamo al nostro attivo, sia nell'assistenza che come volontari, sono veramente alti. Purtroppo alti per l'assistenza, ma è anche per il nostro orgoglio poter dire che seguiamo e finora non abbiamo rifiutato nessuno dei casi che ha chiesto il nostro aiuto, quindi finora ce l'abbiamo fatta. Quest'anno sappiamo che è dura, come appunto diceva Emilio, è dura per tutti, è dura anche per noi, perché verranno purtroppo a mancare quegli eventi grossi che ci portavano dei, certo, dei fondi, perché comunque il festa primo di Lua, certo. È il primo, il Palio del Chiaretto, e poi non potremo fare il nostro galà in Riva al Lago, che anche quello era una bella serata divertente e che portava dei bei fondi. Probabilmente non potremo fare il festa di Lua, e anche questo. Quindi quest'anno, al buon cuore di chi ci vorrà dare una mano con le piccole cose che riusciamo a fare, insomma, ci auguriamo di poter comunque soddisfare tutti, e sappiamo che ce la faremo, insomma, dai. E infatti anche quello che si terrà domani sera a Parco Carrara, quindi con l'evento di Pupi Avati, è una possibilità appunto di far ricevere a queste due realtà. Scusa, sabato prossimo e sabato 4 luglio, sì. Sono due serate che prevedono appunto la raccolta fondi, quindi i soldi che pagherete del biglietto saranno interamente devoluti alle due associazioni, okay? Quindi questo è un plauso che va fatto all'associazione comunale, perché comunque è stato un qualcosa che in questo periodo di difficoltà sicuramente può andare incontro, come diciamo, alle esigenze che queste associazioni hanno, perché veramente i costi penso che siano costanti e ogni volta che si affronta un qualcosa, o mensilmente si affrontano le varie dinamiche delle cose, riusciamo sempre ad aver bisogno di quelli che sono anche i vostri aiuti. Questo è poco ma sicuro. Emilio, una cosa, come si è evoluta la Croce Rossa nel corso degli anni? Perché comunque so che tu sei presente da diverso tempo. Sapete benissimo che la Croce Rossa è nata a pochi chilometri da noi, perché è nata a Solferino durante una delle ultime battaglie tra gli austriaci e non mi ricordo più chi. Comunque, e praticamente questo commerciante svizzero partito dalla Svizzera per incontrare Napoleone, perché aveva un piccolo debito economico, si è trovato davanti a una realtà che non avrebbe mai immaginato. Perché cosa succedeva? Succedeva che durante queste battaglie, che si svolgevano ancora, sì, il primo colpo di fucile c'era, ma poi arma bianca, con tutto quello che c'era, lui si è trovato davanti a questa che è stata una delle battaglie più sanguinose della storia. Si è trovato questi feriti, moribondi, lasciati sul campo di battaglia. E logicamente gli eserciti chi soccorrevano solo i propri soldati. Quindi i nemici, tra virgolette, venivano lasciati un po' alla mercé. Lui cosa ha fatto? Lui lì ha avuto questa illuminazione che è stata fortunatamente geniale, si è rivolto alle signore di Castiglione, di Solferino, e hanno incominciato a raccogliere i feriti indistintamente da che parte di esercito stavano, portati logicamente dove? Nel luogo più sicuro, nella chiesa, e lì hanno cominciato a curare i feriti, ripeto, indistintamente dal grado, dall'esercito a cui appartenevano. Questa cosa l'ha talmente colpito che è tornato in Svizzera, ha scritto questo romanzo, questo libro, Un ricordo di Solferino, e lì ha incominciato a capire se si poteva, insomma, risolvere, trovare delle formule di soccorso che andassero oltre quelle che sono le differenze di religione, di razza, di esercito, di quello che vuoi. E da lì è nata l'idea proprio della Croce Rossa. Difatti il simbolo della Croce Rossa, se lo guardiamo bene, è il contrario della bandiera svizzera. La bandiera svizzera è una croce bianca su sfondo rosso, se una croce rossa è una croce rossa su sfondo bianco. E da lì è iniziata, per cui l'inizio della Croce Rossa è stato dato proprio dai feriti di guerra. Poi logicamente con l'andare degli anni si è evoluta adeguandosi un po' alle esigenze che di mano in mano sono nate.
poi hanno iniziato a occuparsi di chi? Dei prigionieri, della popolazione civile coinvolta durante le guerre, fino a occuparci negli ultimi anni al soccorso ordinario, con ambulanza, con quello che è, e negli ultimi anni quello che ci occupiamo in maniera molto forte è l'inclusione sociale, perché i problemi sociali sono aumentati in maniera esponenziale. L'inclusione sociale è un po' uno dei nostri obiettivi, è riuscire a portare tutti sullo stesso piano di vita, economica, livello, sociale, certo, culturale, tutto quanto. E anche noi nella nostra piccola realtà locale, insomma, stiamo cercando di aiutare più persone possibile nel miglior modo possibile, logicamente con quello che riusciamo a offrire, a disporre. Però insomma, ripeto, come forse mi ripeto qualche volta, però abbiamo un sacco di gente che ci vuole bene, che ci aiuta, che ci supporta, partendo logicamente dalla nostra amministrazione che ci ha sempre aiutato in tutto e per tutto. E quindi abbiamo cambiato un po', ripeto, con Croce Rossa, le esigenze, però sempre legate al benessere dell'individuo. No, è bello, bello anche l'aspetto di come fosse comunque già la Croce Rossa, prima di nascere, già precursore di quelle che erano dopo eventualmente le decisioni che sono state prese in seguito, perché la Croce Rossa nasce addirittura 2 anni prima del famoso congresso. Sì. In cui sono nate le convenzioni, infatti, dove infatti c'erano queste convenzioni sottoscritte da molti stati, dove si rispettava il ferito indifferentemente, ripeto, da che parte combatteva, portando aiuto a tutti, avendo delle cure, delle attenzioni particolari nei confronti dei prigionieri, insomma tutte queste cose qua. Vedi, vedi. No, infatti quello che ho potuto vedere anche sviluppando sia il discorso Croce Rossa che il discorso AMO, ho notato le varie similitudini appunto tra le due associazioni. E, come dicevi tu giustamente anche prima, ci sono tanti che sono della Croce Rossa ma fanno parte anche dell'AMO. Quindi chiaramente volevo capire un attimino anche da te quanto l'AMO alla fine abbia bisogno della compattezza, anche se vuoi, delle altre associazioni intorno a noi, vedi Avis ad esempio, vedi tutte quelle che vertono anche attorno al discorso sociale, insomma, chiaramente. Certo. Le altre associazioni per esempio non disdegnano di offrire anche alla festa dell'uva, fanno dei buoni incassi e comunque donano qualcosa all'AMO. Questo è positivo, perché purtroppo lo sappiamo tutti, non so se tutti sanno che cosa vuol dire AMO. AMO è assistenza al malato oncologico. Questa assistenza, scusami, faccio un passo indietro per spiegare, assolutamente, che questa assistenza viene fatta a casa, a domicilio, quindi il malato sta tra i suoi affetti, a casa sua, non sta in ospedale, e alle famiglie viene dato questo aiuto che è veramente una grande mano, nel senso che hanno le visite giornaliere, quotidiane, più volte al giorno anche se necessario, di infermieri qualificati, di medici che si adoperano per il benessere del malato, seguito giorno per giorno, perché ogni giorno la situazione di un malato cambia. Quindi viene accompagnato veramente con tranquillità e serenità, quando purtroppo si sa che non c'è più nulla da fare. Chiaro. Però c'è una dignità in questo accompagnarlo e un amore. AMO è anche amore per me. Quindi tutti poi ringraziano i nostri infermieri, la nostra equip, e dicono sempre sono degli angeli, sono stati degli angeli. Abbiamo la sede che è tappezzata di lettere veramente di ringraziamento per quello che viene fatto, insomma, per queste famiglie. I numeri sono forti e importanti, nel senso che da quando siamo partiti nel 2003 con solo volontari, qualche infermiere e qualche medico, c'erano 7 pazienti. Siamo arrivati al 2019 ad averne 160. Quindi capite bene che i numeri sono forti. L'equipe medica adesso è composta da circa 15 persone che vengono pagate e stipendiate, perché all'inizio erano tutti volontari, ma adesso le necessità sono queste, che devono essere pagati. E quindi noi, amici dell'AMO,
c'è questa doppia faccia della medaglia. Da una parte l'equipe che lavora direttamente a stretto contatto con le famiglie, dall'altra c'è tutto il gruppo enorme, immenso, dei volontari che si chiama appunto Amici dell'Amo e fanno tutti quegli eventi, quella raccolta fondi, facciamo vendite libri, vendite torte, tutte quelle cose che tutto quello che ci possiamo inventare, dai bomboniere per eventi, matrimoni, eccetera, per raccogliere. Dovete sapere che lei è un artista. È un artista, ma seria, vero? Certo. Cioè, mi hanno detto che è quotata. Anche, ha una manualità non indifferente. Pistola a caldo in mano. Bravissima, pistola a caldo e via. E ad esempio, le tanto famose rose, roselline. Le chiarettine, le cinciallegre, tutto parte dalla signora che fa finta di niente, non solo lei chiaramente, però fu stata fondamentale anche in quello, però lei non pubblicizza questa cosa, lui ha detto che no. Lei vedi, manda sempre avanti gli altri, bravo, vedi che nonostante tutto... No, e comunque sono delle mie amiche che comunque collaborano, chi con la Croce Rossa, sì, chi con l'Amo, cioè alla fine siamo sempre... Ma poi come dicevamo prima Andrea, allora Bardolino è un comune di... 7.000 abitanti adesso, quanto siamo, forse qualcosa meno. Però è un territorio comunale dove ci sono più di 60 associazioni. 64. 60, che bel numero. Ah, 64. Dopo vi spiegheremo perché che bel numero. Dice qualcosa? Vi dice qualcosa, ma restate lì che dopo vi spieghiamo perché 64 è un bel numero. Quindi, con molte di queste associazioni si intersecano tra di loro, ma non solo perché uno fa una cosa all'Amo, fa una cosa in Croce Rossa, fa una cosa all'Amo, c'è proprio l'unione tra le associazioni di aiutarsi, una volta aiuto io te, una volta aiuti te me, una volta aiutiamo, cioè, e questo è bello, cioè, e torniamo sempre al discorso iniziale, capito, che siamo, è nel nostro DNA cercare di aiutare il più possibile. Abbiamo voglia di darci da fare, dai. Ma per dirti, io sono stato uno dei soci fondatori dell'Amo, perché purtroppo l'abbiamo vissuto sulla nostra pelle e questo ci ha stimolato. Ma è una cosa nata perché? Perché c'era una lacuna proprio dal punto di vista assistenziale. Come dice Palmi, serve anche dignità. Non serve solo un mero ospedale con quattro mura. È giusto che la famiglia viva il più possibile col proprio caro, col proprio malato in casa. Psicologicamente... non dico un toccasana, ma è una cosa che fa bene a tutti. L'abbiamo visto in questo periodo. Quindi, forse questo periodo di quarantena dovrebbe averci insegnato qualche valore che davamo per scontato, o farci capire effettivamente cosa sono le cose importanti della vita. E io spero che in molti di noi questo periodo ci abbia aperto un po' gli occhi, non farci cambiare radicalmente, però insomma ragionarci un attimo. No, sicuramente è stato un motivo di pensiero, insomma, nel senso che ritrovarsi a casa, bloccati, tutto quanto, insomma, io penso solamente per un attimo alle persone che hanno perso i propri cari e non sono neanche riusciti a poter andare all'ospedale, non sono neanche riusciti a vederli per l'ultima volta, infatti si sentiva anche al telegiornale di come queste famiglie fossero rimaste colpite da questa mancanza, perché purtroppo è un distacco netto, è veramente difficile da gestire, però è veramente, come dice Emilio, spero che questo periodo possa darci spunto per migliorare certi aspetti che forse avevamo un pochino dimenticato, esatto. questo poco ma sicuro. E un aspetto invece che mi fa molto piacere, nel senso che è il resoconto che la Croce Rossa fa annualmente con il suo report, con il suo diciamo rapporto annuale, dove va a spiegare tutte le attività, tutte le nostre attività, esatto, che fa durante l'anno. Quindi spiegaci un attimino meglio come funziona. Allora, le nostre attività variano dal servizio ambulanza H24 nella postazione di Caprino, al soccorso in acqua nel periodo estivo, abbiamo il gruppo giovani, abbiamo le nostre signore che si occupano di reperire fondi per le nostre attività sociali, abbiamo la consegna dei farmaci a domicilio, abbiamo la consegna dei pasti caldi a domicilio. Dall'anno scorso abbiamo aperto il centro sollievo per i malati di demenza, che purtroppo adesso si è un po' bloccato con questo periodo di pandemia.
e abbiamo tutte le attività necessarie, ripeto, a essere il più possibile vicino al nostro territorio, alla popolazione del nostro territorio. Quindi ci adeguiamo un po' alle esigenze che, ripeto, nascono di volta in volta. E quindi in questo report noi è giusto che, ma non a livello, come posso dire, per farci sentire... Pubblicitare, esatto, ti dici, chiaro, no? Ma è giusto rendere partecipi tutti di quello che facciamo. Ripeto, noi siamo volontari, lo facciamo a titolo gratuito e volontaristico. Logicamente è una scelta nostra, non ce l'ha imposto nessuno. Però, ripeto, è giusto che venga a conoscenza di quello che facciamo, del, ripeto, di quante uscite in ambulanza, di quanti chilometri, di quante persone aiutiamo, di quanti quintali di viveri distribuiamo annualmente. Perché, ripeto, è giusto interfacciarsi con la popolazione. Perché, ripeto, se tu mi dai qualcosa, io trovo corretto che poi io ti dica: guarda Andrea, ti ringrazio perché con quello che mi hai dato tu ho fatto questo, questo, questo e questo. Una forma di credo conto. Che la mettere tutto sul piatto, la trasparenza sia per le associazioni la cosa migliore che ci sia, perché ti rende affidabile, la gente incomincia a fidarsi di più, tra virgolette, perché insomma sappiamo che non parliamo della nostra realtà, però i furbetti ci sono a livello nazionale. Quindi, sì. Però ti dico, noi viviamo in una realtà molto, molto, molto felice. Io guarda, grazie alla Croce Rossa ho girato parecchio per l'Italia, ho girato anche parecchio per il mondo. E se facciamo il discorso di prima di quello che ci avrebbe dovuto insegnare o che ci deve insegnare il Covid, bisogna guardare anche fuori dalla propria porta. Perché è vero, c'è gente che sta meglio di noi, ma vi posso garantire che è più la gente che sta peggio. Quindi è un po' riduttivo guardare solo, hai capito, tra virgolette, il proprio orto. Bisogna guardare anche l'orto del vicino. Se l'orto della Palmia ha l'erba secca, magari qualche volta lo innaffio io. E magari quando ho il mio, lei innaffia il mio, hai capito? Cioè, è proprio un tipo di rapporto che secondo me, come dici tu, abbiamo perso, è vero. Sono cambiati anche i tempi, il lavoro ci occupa in maniera quasi totalitaria, i figli, questo è... Però un passo indietro penso che farebbe bene un po' a tutti. Ma io penso sinceramente anche che al di fuori che la vostra sia una scelta di vita anche e sia uno stile di vita, sì, soprattutto. Cioè, perché come dicevo, è proprio una scelta, una cosa che ti viene... Naturale, esatto. Perché finché fai volontariato e la cosa non ti pesa, vuol dire che... No, anzi, ti senti più leggero. E oltretutto non lo fai con lo scopo o con la presunzione di sperare che qualcuno ti venga lì, ti dia una pacca sulla spalla, brava. E te le devi trovare dentro di te. Il tuo riconoscimento te lo devi fare da solo. Cioè non devi partire con l'idea che... sì, io sono stato bravo, quindi voglio la medaglia da lui. Ti devi appagare da solo di quello che fai. È vero. Le motivazioni, esatto, chiaramente, devi ritrovare in te stesso. Poi è vero, è un'evoluzione. Magari, parlo nel nostro caso di Croce Rossa, sai, a 20 anni parti, hai la foga dell'ambulanza, quindi vai in ambulanza. Poi, ma insomma, va bene, l'ambulanza, incominci... Però insomma, anche aiutare, sai, i ragazzini che hanno qualche difficoltà, aiutarli nei compiti, vabbè, non è quello. Poi sai, agli anziani cominciano ad avere problemi di demenza, però è bello anche quello, hai capito? È un'evoluzione poi del volontariato, non devi mai fermarti o focalizzare la tua attività solo ed esclusivamente su un obiettivo. Certo. Perché sennò perdi proprio lo stimolo, non hai più benzina, non hai più quello che avevi all'inizio, capisci? No, soprattutto puoi scegliere. E logicamente avendo un ventaglio di possibilità riesci anche a variare le cose, capito? È vero, ma come dici tu, perché comunque cercare lo stimolo in un qualcosa che è sempre nuovo, certo, è veramente piacevole. Dopo... Poi ti dico, nel mio caso personale è nato come una passione, poi è diventato il mio lavoro. Però io il mio lavoro lo amo, ma perché? Perché prima l'ho fatto volontariamente. Hai capito? Quindi per me il passo è stato
naturale. Cioè, sai cosa ti dico? È una perché cosa è proprio una passione, come diceva Parri, perché se guardassimo solo ed esclusivamente, parlo dal punto di vista professionale, il mero aspetto economico, ciao. Io non vi dico neanche cosa ho preso in busta paga come bonus Covid, perché è da far accapponare la pelle. Sì. Quindi secondo te c'è una mancanza dal punto di vista dello Stato, da questo punto di vista? Cioè, da questa, non c'è una mancanza discorso. Secondo me, c'è una malorganizzazione della cosa. O mal distribuita, esatto, perché purtroppo risorse. Anche in Italia, cioè nello stesso Stato italiano, troviamo delle differenze abissali, purtroppo, tra il nord e il sud. E allora questo dovrebbe farci capire tante cose, ma perché? Non siamo tutti sotto la stessa bandiera, sotto lo stesso vertice, si vede di no. Ma infatti alla fine, qui apro una piccola parentesi personale, si tende sempre a volte, no, a un eccesso di buonismo, perché comunque giustamente Emilio, io lo vedo, lo ascolto, è appassionato, cioè ci mette passione in quello che fa, in quello che dice, però è assurdo come la gente, ancora certi tipi di persone, nutrano ancora dei dubbi su certi discorsi, come ad esempio il sociale è un aspetto che non andrebbe neanche mai messo in discussione, chiaro, perché secondo me nel momento in cui lei fa quello che fa e lui si adopera nel fare quello che tutti vediamo, penso che non ci sia da creare polemica o chissà quanti scale ciappa, chissà come, ma lui vuole, perché vuol farsi vedere che lei qua 20 ore al giorno, sì. Cioè non è che uno vuole farsi vedere, anzi completamente opposta alla cosa, quindi c'è sempre una mentalità con la quale ci si deve scontrare, che a volte veramente rende tutto più difficile. Dico, fortunatamente i tempi sono un po' cambiati, però ti dico, io è da qualche anno che sono in Croce Rossa, ma indifferentemente dall'associazione, proprio anni fa il volontariato era visto, cioè la gente si chiedeva come mai uno andasse lì gratuitamente, e la risposta che tutti si davano qual era? Sicuramente prende qualcosa in nero di nascosto, oppure ha qualche interesse suo interesse. Personale sotto. E Bonà in comune, no? Te l'ha mai detto Bonà in comune? Bravo, ma tu ridi, ma è come quando si diceva, no, anche col discorso dello zoo comunale. Io no? Non voglio neanche fare, voglio diventare governatore. Bravissimo, governatore, Zai sei avvisato. Al di fuori di questo. Però ti dico, veramente abbiamo dovuto combattere contro questi muri, secondo cui era impensabile che uno dedicasse del tempo gratuitamente nei confronti degli altri. Ti capisco. Cioè io nella mia famiglia non ho mai avuto nessun problema e nessun pensiero di questo tipo ha sfiorato prima i miei genitori e poi la mia famiglia. Eppure ho dovuto scontrarmi anche con tanti miei amici, hai capito? Perché secondo loro era inaccettabile, era impensabile, era impossibile. Chissà cosa che è sotto, gli dice, no, ma non c'è niente. Ma come, vai a farlo senza essere pagato, no, dai, ti danno qualcosa, no? Anzi è più facile che tiri fuori io qualcosina. No, comunque lui ha detto nessuna delusione in famiglia, una delusione lui in famiglia l'ha data, e ve la dico io qual è stata. No. Sì. Questo scoop. Io. Allora, lo scoop di Emilio è questo, che è bravissimo, Croce Rossa, dà la sua vita per gli altri, tutto ok. Ma la delusione più grande l'ha data in casa, perché lui come pasticcere vale zero, capito? Nonostante potesse attingere a quelle che erano un po' le dinamiche familiari che gli permettevano eventualmente di imparare a fare una crostata, non dico mia chissà cosa, ma lui si è sempre rifiutato, e questa è stata una grande delusione. Al massimo avrei fatto le torte a forma di croce. No. Coperte di fragole, no, rosse. Vale. Invece, a proposito di delusioni, parliamo di un aspetto invece positivo. Scusa, ma la Palmi non ha delusioni? Bravissimo, però vedi, la teniamo qua giusto. Come da l'ultima... Bravissima. No, imparzialità. Bravissimo, vedi che alla fine capisci. Invece la signora qua al mio fianco ha una passione che non è da tutti. Perché lei, essendo artista, chiaramente, le piace pitturare, la pittura, è appassionata di acquerelli. E vi dico uno scoop, una news così,
che è appena tornata da poco tempo fa da un corso che ha fatto di acquerelli, non io lo so tutto, di acquerelli, che chiaramente è andata a finale la sua tecnica, che mi dicono, i miei informatori dicono sia veramente molto alta, però io aspetto sempre un quadro, magari mi regala qualcosa. Beh, ne ho uno da regalare a Emilio, una foto che lui ha mandato sul gruppo classe di quando stava lavorando in pieno periodo Covid. Tutto bardato, mi ha ispirato e ho fatto un acquarello, anzi ti ho anche Ma che bello, che bello l'acquerello. Che poi i signori qua presenti abbiamo delle similitudini. Nella data di nascita, quindi il 64. Data di nascita, nell'anno di nascita, che il 64 sappiamo essere un anno boom proprio Bardolino, perché facciamo un paio di nomi, giusto? Voi due. Poi la Curro, e qui ex ospite della settimana scorsa, quindi salutiamo Domenica. E Fucile che, anche se non è di Bardolino, però lì è proprio acquisito. Altissimo livello con Fucile, che se fosse sano questa sera potrebbe passare di qua da noi, ma non passerà sicuramente perché non ce lo verrà. E dopo, quindi, cos'è che fate voi ogni anno con la vostra classe? Prendete e facciamo una gita culturale e di aggregazione, anche se in questo momento non è possibile. Quest'anno ma troveremo il modo con di il distanziamento sociale, però la faremo. Una camera a testa, contate che parto, una bottiglia di vino a testa. No, non bevono. Non bevono mai. Contate solo che partono in 20, tornano in 12. Quindi alla fine qualcuno per strada lo perdono, non so perché, ma qualcuno per strada lo perdono. No, dai, bella simpatica questa piccola parentesi, però veramente come anche da questo punto di vista riuscite ad unirvi è veramente, veramente piacevole, veramente piacevole. E infatti pensavamo di fare la 65esima associazione di Bardolino e avanti con le associazioni. Ci piaceva 64, esatto. No, mi sono soffermato invece sui principi della Croce Rossa che mi sono piaciuti, tra cui l'umanità e l'unità, e io ho sottolineato questi due perché personalmente mi piacevano di più. E volevo un attimino che ci spiegassi per umanità e unità cosa i principi fondamentali della Croce Rossa sono 7, sì, che ricalcano un po' quello che dicevamo prima, cioè tutto rivolto al prossimo. L'unità è il principio in cui c'è unità tra le varie Croce Rossa che esistono. Siamo presenti su quasi tutto il territorio. Sul pianeta, sì. E quindi tra tutte le associazioni, tra tutte le società nazionali di Croce Rossa c'è unità. E quindi c'è anche un interscambio di aiuti. Per dirti, durante l'emergenza Covid, noi abbiamo avuto una fornitura di mascherine dalla Croce Rossa cinese. Proprio per questo direttamente dalla Cina alla Croce Rossa nazionale di Roma, che poi ha smistato su tutto il territorio nazionale. Un altro dei principi che io amo è l'imparzialità. Noi siamo imparziali con tutti, noi non facciamo distinzioni di razza, colore, credo religioso, di niente, perché è giusto, cioè ricalchiamo un po' quello che dicevamo prima. Chi ha bisogno di qualsiasi tipo di aiuto deve essere aiutato, indifferentemente da quello che crede o da quello che pensa o dal colore della pelle che ha. Questo è fondamentale. Quindi è uno proprio dei nostri cardini. Poi ci sono tutti gli altri principi. Noi siamo fondamentalmente un ente di volontariato, perché la volontarietà è uno dei nostri principi, perché noi aderiamo volontariamente alla Croce Rossa. Non siamo né obbligati, né, non è nemmeno una questione di prestigio, di nulla. Invece l'AMO parte da Bardolino, si diceva, però nel corso degli anni si è espansa anche in altri comuni limitrofi. Sì. Questo fa capire, insomma, come l'essersi focalizzato su questo discorso abbia dato anche, insomma, dei frutti, perché ovviamente, partendo da Bardolino, ricordiamo la Zise. Sì, allora ci sono, in realtà sono 48 i comuni.
comuni toccati in questo momento dall'AMO, quindi si parte dal territorio che va da Malcesine, Valeggio, Valdadige, Valpolicella, ce li ho tutti iscritti, ma sono 48, vi garantisco. Questo chiaramente, come dicevo prima, porta dei numeri importanti negli assistiti, ma fino adesso, ripeto, a nessuno è stato negato l'aiuto. Certo è che bisogna che appunto le nostre attività vengano capite e riconosciute da chi ha buon cuore questa cosa. Ci sarà poi quello che dona la Croce Rossa, quello che dona l'AMO, ma insomma da qualche parte vanno e fanno del bene, sono questi soldi. Sì, perché infatti come si diceva prima... Scusa un attimo Andres, torniamo un po' al discorso di quello che dicevamo prima del report, giusto? Sì. È giusto far rendere partecipi, soprattutto... Sì. Fondamentalmente chi ci ha aiutato, ma tutta la popolazione, per far vedere che quello che viene dato viene dove investito, va. Dove va e perché va. Cioè, e questo, ripeto, la trasparenza deve essere fondamentale su queste cose. Non ci deve essere nulla di dubbioso, di nascosto, di non chiaro. Ma sai, quando maneggi i soldi c'è sempre parte di quel qualcuno malizioso, esatto. Allora, noi siamo fortunati che abbiamo sostegno anche da parte di attività tipo, non so, dico ristoranti, pizzerie, eccetera, che quando andiamo a fare il nostro galà in Riva al Lago ti donano del cibo, ti donano del vino, ti donano, per cui tutte quelle cose che poi non vai a pagare sono soldi che entrano direttamente nella cassa dell'AMO. Cassa dell'AMO che come dire, non fa pagare nulla alle famiglie, cioè gli assistiti, non tirano, le famiglie non tirano fuori niente, ma gli vengono dati farmaci, assistenza psicologica, per esempio, che è stata introdotta da qualche anno, sia per il malato che per i familiari che ne hanno bisogno. Ci siamo trovati con delle situazioni familiari dove per esempio c'erano degli adolescenti e si è ritenuto importante avere anche supporto psicologico. Ecco, sono tante le cose, però parlando di argomenti tristi, dall'altra parte il gruppo degli amici dell'AMO, per esempio, crea tutte queste attività, se vogliamo, ludiche, gorliardiche, serate di divertimento. Quindi ti diverti, ma nello stesso tempo fai del bene. Tu non partecipi, vero? C'è sempre. Ecco, c'è dove c'è festa c'è Emilio, questo esatto, è il discorso, capisci? Esatto. No, vedi. No, quindi con tristezza... Mi rilascio a quello che ha detto adesso Palli. Cioè, sono situazioni già delicate di partenza queste. Ed è giusto che la parte assistenziale sia fatta da professionisti. Certo. Ed è anche corretto che un professionista venga pagato. Certo, perché purtroppo non sono più tempi dove uno si offriva volontariamente. Oppure sì, andava bene all'inizio, parlo dell'AMO. Quando c'erano 5, 6, 7 assistiti, per cui c'era più tempo, si poteva organizzare meglio. Però adesso servono i professionisti e è giusto che un professionista venga pagato per quello che fa. E i professionisti costano. Oltre che il discorso numerico, come hai detto tu, che è vero, nel senso serve che... la qualità dell'assistenza, perché non è la quantità che porta al risultato, è la qualità. No, i nostri sono specializzati. Cioè, devi dare proprio la qualità, devi cercare di dare il massimo della qualità se vuoi fare un qualcosa di fatto bene. Ti ripeto, già nella tragicità del momento mancherebbe solo che ci fosse, hai capito? E queste purtroppo sono carenze che nascono dallo Stato, dove purtroppo economicamente non si riesce a sopperire, o perlomeno vengono fatti degli investimenti sbagliati della sanità. No, ma infatti quello discorso della sanità, del discorso anche dei fondi che vengono stanziati da parte del governo, da parte dello Stato. E teniamo presente che insomma lo Stato italiano è uno Stato che nella sanità, a confronto di altri Stati europei, non del terzo mondo, vero, investe parecchio, perché, ripeto, investe parecchio e l'emergenza della pandemia penso che ci abbia dato un segnale molto evidente della sanità pubblica che molti stati ci invidiano. No, ma dopo passa sempre il discorso, no, alla fine, che in Italia va tutto male, in Italia non va bene questo, non va bene l'altro. Invece secondo me ci sono dei punti fermi, come dicevi giustamente tu. Abbiamo delle eccellenze che dovremmo valorizzare di più, secondo me. Ce le abbiamo.
ma infatti è assurdo di come vengano, anche se vuoi, mal gestiti certi investimenti che fa lo Stato nei confronti anche di voi associazioni, perché alla fine se hai bisogno di 100, ti faccio un esempio, lo Stato ti passa 10 o ti passa 20, gli altri 80 date da farti pure a catarli su, ma non è facile, perché ad esempio guarda la situazione come siamo noi quest'anno, la festa dell'uva salta, Palio del Chiaretto salta, fa le torte, ti portano in giro, per carità, ma non è facile, perché? Perché comunque la gente ha paura, perché la gente ha ancora paura, non ci sono discorsi da fare, lo si vede anche a Bardolino in questi giorni, non è pieno come dovrebbe essere, perché? Perché la gente ha paura. Allora, a maggior ragione, dobbiamo riuscire a sensibilizzare quelle persone che capiscono l'emergenza della situazione del momento a dare quel qualcosa in più che, di cui insomma necessitate. Questo sì, sono tanti modi, perché va bene domani sera, per chi appunto chi partecipa a vedere il film, che tra l'altro con un solo biglietto vedrà domani sera e quello del 4. Ricordiamolo, è bello, ecco, ricordiamolo. Sono tante le cose, appunto come dicevo prima, dalle bomboniere al... Ah no, scusami, prima tu mi avevi detto dei gruppi. Allora, sì. I gruppi attivi, scusami, perché è importante. Allora, il più grosso e attivo era partito da Bardolino, poi c'è un altro molto grosso adesso alla Zise, ce n'è uno grosso a Castelletto di Brenzone, ma ciò non toglie che la raccolta dei fondi, che è comunque capillare per quanto riguarda l'AMO, non è mai sufficiente. Ma faccio un esempio, la prossima settimana, fortuna mia, mio padre fa 90 anni. Ho chiesto agli invitati che ci saranno cosa gli volete regalare a uno dei 90 anni. Io metterò là una cassettina dell'AMO, chi vuole metterà dentro qualcosa. Altre amiche hanno scelto di non avere il regalo di compleanno ad una cena che è stata fatta e è stato fatto il bonifico a favore dell'AMO. Ci sono tante cosine che uno non ci pensa e che magari non ti escono direttamente dalla tua tasca, perché escono dalla tasca dei tuoi invitati. Certo. Però anche quella cosa lì fa la differenza. Poi ci sarà quella volta che invece fai, che ne so, l'offerta alla Croce Rossa perché ti ha portato i farmaci a casa. E no, ma io, cioè, anche lì ci devi pensare, ti portano il farmaco a casa, anche se gli allunghi 10 euro per la benzina. Io penso che il popolo italiano, un attimino, correggimi dopo se sbaglio, abbia perso un po' di fiducia nei confronti delle associazioni nel momento in cui, con il famoso dona un euro, dona due euro, no? E si vedevano gli scandali a Striscia la Notizia, dove tutti questi soldi che gli italiani davano a queste associazioni alla fine arrivavano in parte o addirittura in certe occasioni non arrivavano neanche. Quindi non è facile neanche riuscire a ridare fiducia a certe cose, sapendo che magari, non come in questo caso, perché come dice lei, io la cassettina è lì diretta, quindi i soldi che metti sono lì e dopo vanno chiaramente direttamente a chi di dovere. Ma anche con queste cose, dei messaggi, tutto quanto, la gente ha perso un po' di fiducia. Come sì, può riuscire? Allora, tu hai pienamente ragione. Sì. Però purtroppo il problema anche a livello mediatico è che purtroppo fanno solo vedere i lati negativi. Quando, per carità, va benissimo far vedere le negatività, però sarebbe anche corretto far vedere le positività. Ma ti parlo a livello nazionale, perché nelle piccole realtà, fortunatamente, parlo nel nostro territorio, queste cose non sono mai successe. Ma perché? Perché in paesi abbastanza piccoli come Bardolino c'è la conoscenza personale tra le persone, cioè io non ho bisogno, tra virgolette, per mettermi il termine, di dovermi mettere la divisa per chiedere di qualcosa alla Palmi. Certo. È una cosa ad persona, mai capito? Cioè, perché ci conosciamo, perché sappiamo che i soldi, cioè quello che do, viene investito sul territorio. In più vedo poi i risultati. È chiaro che campagne nazionali, io ti posso parlare logicamente per quello che riguarda la Croce Rossa Italiana. E la Croce Rossa Italiana con l'emergenza Covid fortunatamente ha ricevuto un sacco di donazioni economiche, ma ti posso garantire che ha anche investito parecchio. Adesso a me non piace parlare di soldi a livello proprio chiaro, però noi come Croce Rossa di Bardolino abbiamo investito delle belle somme con i buoni spesa che ci sono arrivati dal Comitato Nazionale di Roma. Per le famiglie. Per le famiglie. Quindi, capisci, ti ripeto, è giusto che i media si occupino di questi, chiamiamoli scandali o di queste cose, ma sarebbe anche giusto che si occupasse anche delle cose belle ogni tanto.
È un po' quando si parla in televisione della mala sanità, va benissimo, però parliamo anche della sanità buona, che sicuramente numericamente è di più, hai capito, di queste cose. È sempre il solito discorso, capisci? No? Fa più notizia, parlare male il male che più... il bene, capisci? Questo è il discorso alla fine. Quindi... Ma no, ma capisco anche se vuoi da un certo punto di vista il tuo sfogo, perché giustamente dici... Io passo le mie giornate per far capire alla gente quanto sia importante il loro contributo e dopo mi sento in televisione che parlano male di una cosa che, volente o nolente, butta giù quello che tu stai facendo, vero? Questo è il discorso. Però ti dico, noi abbiamo la fortuna della piccola comunità, perché siamo un paesotto, non siamo una metropoli o una città. Quindi c'è proprio la conoscenza delle persone, questa è la cosa più importante. Ti ripeto, indifferentemente dalla divisa o dall'associazione che rappresenta. Certo. C'è proprio l'aiuto tra le persone, questa è la cosa più bella che ci sia. No, infatti la Croce Rossa, che chiaramente ha un'importanza rilevante anche a livello, se vuoi, chiaramente nazionale o mondiale, dimostra anche come l'AMO in questa situazione qua, se vuoi, più ridotta, riesca comunque ad avere un bacino di utenza tale che gli permette di avere dei riscontri non indifferenti, vero? Perché quante persone purtroppo hanno avuto a che fare con l'AMO, purtroppo dico, perché comunque chiaramente nel momento in cui si è avuto un parente, appunto, ed è bello come anche allo stesso tempo chi c'è stato dentro pubblicizzi quella che dopo è la realtà dell'AMO. Quindi... Esatto, e pubblicizzare a volte non è solo dire beh, vieni anche tu nell'AMO, vieni a darti da fare, vieni a lavorare, perché può pure essere che uno non abbia tempo, ma veramente, cioè, però è importante, c'è la festa dell'uva, dai che andiamo a mangiare codeghine per arare insieme, cioè hai già dato il tuo contributo a portare l'amico, vieni alla festa, vieni all'aperitivo, che sai che c'è la donazione per l'AMO. Questo è importante, quindi ognuno può fare veramente qualcosa nel proprio piccolo. Questo è sempre la speranza, insomma, che bene o male tutti abbiamo, perché alla fine, come dice giustamente Emilio, vivendo in un paesino, bene o male si sa che Emilio rappresenta la Croce Rossa, Palmi comunque l'AMO, e si hanno dei punti di riferimento nelle varie associazioni del paese. Allora, è una garanzia, uno come Emilio è una garanzia. Diventa rosso anche, diventa rosso anche. Ho sentito distanziamento sociale. Ho sentito dai tuoi colleghi, comunque, hanno detto che se mai dovesse succedergli qualcosa in qualche momento vorrebbero che ci fosse lui, ma non come amico, come operatore di Croce Rossa. Perché sei anche, cioè sei bello, bravo. Bello. Allora, voi dovete sapere, ma sì, dentro, fuori, uguale. Dentro. Allora, voi dovete sapere una piccola parentesi simpatica. Io metto il post della presenza, della partecipazione di Emilio alla serata e lo metto tipo in versione bagnino, no? Quello di Baywatch, famoso, ok? Mitch Buchanan, ok? I messaggi che non ho ricevuto dalle signore dai 35 ai 45 anni è stata una cosa, ho dovuto, a un certo punto volevo quasi togliere il post perché continuavano a scrivermi e mia moglie mi guardava male e dice, ma chi è che ti scrive? Che invece erano tutte per lui, quindi ma la moglie, beh, lo sa, è normale, se l'ha sposato, lo sa, no, anzi. Allora, io aprirei una piccola parentesi adesso su quello che è il discorso della manifestazione dell'avvenimento, insomma, di domani sera e di sabato prossimo. Perché? Perché chiaramente adesso dobbiamo andare dritti al punto. Il punto è questo, come avete capito, ci sono delle difficoltà e delle difficoltà veramente, veramente forti nel riuscire a reperire e ad avere fondi a disposizione. Allora, sicuramente l'avvenimento di domani sera con Pupi Avati e quello della settimana prossima può essere fondamentale per queste due associazioni. Quindi cerchiamo di parlare direttamente alle persone che ci stanno seguendo, che comunque sappiamo essere sempre un buon numero, cercando di anche sensibilizzarle a partecipare, perché ricordiamo il biglietto. Parla te, che quando parla una donna è sempre meglio. Vai. Il biglietto costa 20 euro, ok? Ma questo dà diritto alla visione di entrambe le firme. Quindi con 20 euro si vede sia quello di domani sera che quello del 4 luglio. E tutto il ricavato verrà diviso esattamente a metà tra Croce Rossa e AMO. Quindi vi divertite, guardate dei film importanti, perché Pupi Avati non è l'ultimo. C'è la mia amica, capito? Quello della settimana prossima, so che ha vinto anche il Davide Donatello, sì. Quindi si chiama Selfie, quello della settimana prossima. Invece quello di domani sera è Il Signor Diavolo.
Bello, bello, bello come anche ci sia un piccolo aperitivo domani sera che viene offerto dal consorzio della tutela del vino Bardolino e noi e loro sbicchierano lì davanti tranquilli, quindi è bello perché anche lì vedete come si riesce a andare in sintonia sul discorso, quindi è molto piacevole anche quello. E ricordiamo che anche queste serate nascono come una forma di unione delle varie arti che il paese, il nostro comune cerca di proporre ai cittadini, alla cittadinanza, a tutti quanti, quindi a maggior ragione io penso dove c'è cultura sia sempre piacevole poter condividere dei momenti insieme, quindi dopo alla fine ognuno faccia quello che vuole, sappiamo che gratis piace a tutti, però obiettivamente 20 euro non penso che uno casca al mondo. Adesso questo è un mio pensiero personale, vero? Cioè chi riesce e chi può veramente fare questo gesto lo faccia, insomma dopo alla fine Ma magari ci porta la zia, la nonna che è da tempo che non vede, quindi la porta una seratina. Ma di, sì, di, ma di è bello, cinema, penso che sia bello, insomma, come hai detto tu, Pupi Avati, penso che sia anche un personaggio, però non è che parliamo di. So che lui farà una presentazione, dirà qualcosa prima, quindi insomma, averlo a Bardolino, secondo me. Ma infatti, è un fiore all'occhiello. È un bel successo, infatti, per questo successo ringraziamo sia la Curò che l'assessore Bonuzzi che comunque hanno. Organizzato l'evento. Ma poi il primo che sa evento dalla sì, chiusura sì. Dovrebbe sì. Essere proprio sì. Il primo evento, quindi diamo un segnale anche come bardolinesi che ci interessa ritornare a una buona certa normalità e a un certo Anche loro tra mille difficoltà, perché mi sono confrontato prima della diretta e veramente sembrava che alla fine non si riuscisse a fare niente, dopo sono riusciti, insomma. Ci saranno le sedie distanziate, ma quindi sì, non ci sarà l'assembramento, verranno appunto. No, sono positivo. Spero che capiate un attimino quelle che sono le intenzioni della manifestazione e apprezziate un po' tutto il discorso. Questa è la nostra. I nostri presupposti sono questi. Noi lentamente però ci avviamo verso la fine della puntata. Prima però, insomma, un attimino volevo chiedervi un giudizio personale su quello che è un po' anche questa diretta, questo zoo comunale, nel senso che questa sera l'abbiamo visto sull'aspetto sociale di Bardolino. Lo zoo comunale nasce per chiaramente dar voce sia alle persone, ma come abbiamo visto questa sera anche alle varie associazioni, per poter dare anche dei segnali alla cittadinanza, certo. Dei segnali ai bardolinesi. Quindi comincio da lei adesso, comincio da lei, voglio capire un attimino se è un aspetto questo dello zoo comunale che ti piace, che ti appassiona. Beh, assolutamente, a parte che comunque siete stati simpatici entrambi, quindi è stato un piacere passare questa oretta insieme, assolutamente. Però è chiaro che per le nostre associazioni ogni occasione è buona per farsi questo tipo di pubblicità, che è una pubblicità, lo capite bene, in senso positivo. Certo. E quindi ben venga qualsiasi intervento, se ci vuoi ancora verremo ancora, la prossima volta magari porteremo una bottiglina di vino. No, lascia stare le bottiglie, è la festa della classe questa. Brindisino no, niente. No, brindisino no, perché no. Al massimo potremmo fare una serata speciale 64 con le nostre punte di diamante. Direttamente dalla Motta, dalla Motta, così eventualmente. Esatto. Punte di diamante. E ti inviteremo come ospite speciale. Rovinati. No dai, parte gli scherzi, sono veramente delle opportunità importanti. Perché diamo a volte per scontato che si sappia che cosa si fa, non è così. Mi fa piacere aver raccontato un po' quello che fa l'AMO, mi fa piacere anche aver sentito quello che fa la Croce Rossa, perché anche lì dai per scontato l'ambulanza, dai per scontato l'infermiere, però è bello sapere che fanno anche altre cose, insomma. Bravo Emilio, quindi Emilio invece tu cosa pensi? Bravo Emilio, perché Emilio rappresenta un gruppo di volontari, hai detto prima, noi siamo più di 250, io sono solo in questo momento il culmine di questo gruppo di volontari. È chiaro che come l'AMO senza volontari saremmo nulla, cioè non faremmo assolutamente niente, e questo sicuramente è un plauso a tutti quelli che fanno qualsiasi tipo di attività di volontariato. Ripeto, fa bene, prima di tutto fa bene a se stessi, fai del bene agli altri, occupi il tempo in una maniera un po' più utile, anche se, ripeto,
abbiamo delle cose imprescindibili come il lavoro, la famiglia, tutto quello che va. Però un attimino, in base a come si organizza uno, il tempo, se vuole, lo trova. Non deve essere un impegno quotidiano di chissà quante ore, basta poco. E chiaramente uno poi si organizza in base alle proprie capacità, necessità e disponibilità. Tornando un po' allo zoo, penso che siamo un piccolo comune, però siamo un comune con un sacco di personaggi e abbiamo, insomma, abbiamo anche delle teste di serie, abbiamo anche delle eccellenze che è giusto che insomma, i nostri concittadini conoscono. Quindi speriamo che la cosa vada avanti. Speriamo. In futuro. L'appuntamento è sempre settimanale. Allora, l'appuntamento resta settimanale, adesso chiaramente andando incontro anche a luglio-agosto diventerà una volta a settimana, sicuro. Finita la stagione, quindi da ottobre già lì dopo si ritorna sui due appuntamenti settimanali. Ma mi piacerebbe un attimino fare una piccola parentesi e riallacciarmi a quello che dicevi tu per ricordare un amico, ricordare una persona che comunque fin da quando ero piccolino mi ha avvicinato un attimino al discorso della Croce Rossa. Chiaramente non per niente la sede della Croce Rossa è stata dedicata a lui, quindi Ugo Bombicini, che ricordo come un amico, una persona eccezionale, un grandissimo padre di famiglia, che anche lui, se vale lo stesso discorso fatto per Emilio, ha messo sempre davanti la vita degli altri rispetto alla propria. Quindi Bardolino ha bisogno di persone come voi, ha bisogno di donne come Palmi, perché veramente... E di uomini, perché... Ma certo, insomma, giustamente, insomma, sia uomini che donne danno il loro contributo a queste associazioni e veramente siete persone eccezionali che riescono a trovare, come dicevi tu, il tempo. Siamo per delle persone normali, Andrea, che ti ripeto, lo fa in maniera naturale, cioè non ti viene. Cioè, c'è quello che ama giocare a calcio, c'è quello che ama la musica come te e c'è chi ama queste forme di attività. Ognuno di noi sicuramente ha la propria sfaccettatura dove dà, tra virgolette, il meglio di sé, ma in senso buono, hai capito? Deve solo trovare la propria collocazione, però se uno vuole le possibilità sono infinite. Allora, puoi scegliere il colore, ma scegli sì, dal rosso, azzurro, quello che vuoi. No, anzi, ma è vero, complimenti veramente sia all'Amo che alla Croce Rossa. Adesso la domanda finale è questa, comincio da te. Ehi. Ma di questo zoo comunale, che animale ti senti tu? Allora c'è chi mi ha detto il cane, c'è chi mi ha detto il leone, c'è chi mi ha detto la tigre. Puoi dire qualsiasi tipo di animale, tanto dopo nello zoo metto quello che voglio me. Quindi... Il maialino. Ma no, il maialino è malizioso, il maialino. No. È molto malizioso. Per la stazza direi. Va là. Il maialino, lei ride perché... Cioè, no, perché dopo, da adesso in poi... Maialino. Allora, Enrico il maialino, ricordiamo. Mentre Palmi, allora, visto la foto che ti è stata data la gallina, allora gallina, no, la gallina dalle uova d'oro, uova d'oro, ma diamanti, no, uova d'oro, anzi la gallina, aspetta, non è dello zoo, è una fattoria, no, vabbè, uguale, non è dello zoo, però comunque dai, ci sta alla fine, ci sta alla grande, ci sta. Allora, perché neanche il maialino sarebbe da zoo, ma lui il maialino lo metti dovunque, ma allora fosse più porcellino d'India. Allora signori, noi vi ringraziamo, grazie di averci seguito, è stato veramente un piacere, speriamo che il messaggio vi sia arrivato, perché comunque è fondamentale che abbiate capito perché abbiamo fatto anche questa diretta. Noi siamo sempre alla ricerca di volontari, bravissimo. Questo penso che sia avvicinatevi. Stato recepito, noi abbiamo sempre bisogno di volontari. Quindi chiunque volesse avvicinarsi alla Croce Rossa, all'Amo, è sempre il benvenuto. E anche altre enti di ricerca. L'Avis, tutto quanto. Noi tanto stasera parliamo, se mettiamo le vostre. Stasera noi vendiamo le nostre. Vabbè. Tiriamo un po' l'acqua dalla nostra parte. Gli altri verranno invitati in altre serate. Gli altri avranno modo di richiedere anche loro. No, posso? Volete che io lascio il numero di telefono? Certo, molto se volentieri. Qualcuno vuole prenotarsi per la visione del film di domani, sì. C'è una nostra volontaria che si è resa disponibile. Se avete carta e penna, ve lo segnate. 347
359-44-10. E da questo numero potrete prenotare i biglietti che vi permetteranno di andare, esatto. Ricordiamo, domani sera per Pupi Avati e la settimana prossima per l'altro ospite, che comunque non è da meno, anzi è un grandissimo ospite anche la settimana prossima. Ringraziamo allora Emilio per la partecipazione allo Zoo Comunale, Palmi che è stata bravissima. E noi ci diamo appuntamento la settimana prossima con un ospite che tutto il paese conosce, è un artista, ma scoprirete lentamente durante la settimana chi sarà, perché non ve lo svelo. E di cosa dire? Grazie a tutti voi, mi raccomando, grazie. donate, fate i bravi, cuore, fai cuore. La polpetta. Io sono più anatomico, faccio i ventricoli, gli altri, sai, sono vai. Allora ricordiamo, Enrico il porcellino ha detto, Buona serata. Ciao. Si potrebbe andare tutti quanti allo gioco.